Conoscete per caso George W. Blatt, amministratore condominiale? No? Meglio, è un noioso libro che leggevo da piccolo, che ha per protagonisti piccoli insetti sudici che conducono una vita allegra nelle tubature di una vecchia casa. È noioso e per certi versi inquietante, ma per me era meraviglioso perché è ambientato nel magico mondo degli insetti. Io adoro gli insetti, ne sono affascinato. Mostruose, microscopiche creature di ogni forma e colore che svolazzano, zampettano, mordono, pungono e disgustano le persone. Li adoro, sono piccoli robot assassini, non posso fare altro se non stimarli. Ecco, se mi seguite live saprete anche quanto io adoro i Metroidvania come genere videoludico, poiché è intricato, dinamico e obbliga il giocatore ad usare la zucca. Eppure, nonostante questo, Hollow Knight, che è un Metroidvania con protagonisti insetti, non mi ha appassionato particolarmente. Partiamo con i pro. Allora, numero 1, questo gioco è per qualsiasi piattaforma, quindi usufruibile da chiunque, tranne per cellulare. Perché chi usa il cellulare per videogiocare è uno stronzo. Ha un comparto artistico ispirato con ambientazioni tutte diverse, che non annoiano mai la vista. Ha una trama profonda e ricamata come pochi altri indie hanno, ve lo giuro, questo è un dato di fatto. Non tanto di per sé per la storia principale, quanto per le sottotrame di alcuni NPC che lasciano a bocca aperta. La mappa di gioco poi è vasta, con ben 15 macro aree da esplorare, piene zeppe di segreti collezionabili, porco due. Perciò con queste premesse dovrebbe essere il Valhalla entomologico. No. Passiamo subito ai contro, perché i pro sono già finiti. Il gameplay si basa su un crescendo di abilità secondarie e amuleti da equipaggiare, davvero tanti, anche troppi. Ecco. Il che è figo, ma per le 30 ore di campagna principale mi sono ritrovato a premere due tasti in croce per 30 ore di fila, 30 ore di fila, ed è un indie, ragazzi, 30 ore di fila. Due tasti, la levetta analogica, il tasto per saltare e quello per attaccare. Tre tasti. È troppo stroppia, ragazzi. Se il gioco durasse una quindicina d'ore, andrebbe anche bene, ma per 30 ore rifare la stessa identificazione diventa allucinante. Senza contare che per platinarlo ne richiede almeno il triplo di ore. La mappa poi è meravigliosa, per carità, ma talmente intricata che obbliga il giocatore a un'esplorazione forzata anche quando non ne ha zero voglia. Soprattutto dopo una boss fight, per dire, che hai le palle piene e gonfie. Il cartografo ci vende le mappe di gioco, ma solo se noi prima riusciamo a trovarlo nei meandri di quell'intestino tenue chiamato level design di cui è composto il gioco. Tra l'altro, lo stronzo ha un negozio a Pulveria, che è la prima mappa che incontriamo, dove potrebbe venderci tutto, tutte le mappe, ma non lo fa, perché non c'è mai. Questa meccanica di per sé può piacere all'inizio, ma diventa stancante dopo. Altro problema legato alla mappa e al gameplay. È possibile che io per aprire una porta devo cercare una chiave in un'altra zona? Dietro una pozza di acido enorme che per essere guardata richiede un'abilità che sta in un'altra zona? Da qualche altra parte? Magari dopo una boss fight? In un'altra zona ancora? Cioè, insomma, ragazzi, è un delirio. Possibile che non abbiano trovato un modo meno logorante per far avanzare il giocatore? Il gioco poi non sarebbe neanche troppo difficile se non fosse che la metà delle volte che premo un tasto non mi prende il comando, le hitbox di alcuni nemici non esistono, quindi vabbè. E non hanno un senso logico e ogni personaggio soffre di diarrea verbale. Papanara. Insomma, bestie, quale punteggio do a Hollow Knight? 6, come le zampe di una vespa pronta a pungerti le palpebre. È bellissimo, ma è stato un parto per me, ragazzi. L'ho finito solo per il rispetto agli sviluppatori e per prepararmi al prossimo capitolo che si chiama Silksong, che spero possa essere migliore sotto ogni punto di vista. Perché questo gioco, Hollow Knight, ha delle enormi potenzialità.